Mister, secondo test di questo precampionato, stavolta non sei afono, quindi c'è una buona notizia, vuol dire che ti hanno fatto arrabbiare di meno i tuoi ragazzi oggi, oppure erano dettagli rilevanti? No, vuol dire che mi sto curando, perché la voce alla fine è tornata un pochino, però dai, i ragazzi sinceramente non mi stanno facendo arrabbiare, sarò io che mi agito un po' troppo. Senti, ci sono pesanti cariche in questa fase, no? Ieri una doppia seduta particolarmente intensa, stamattina comunque un nuovo allenamento, pomeriggio impegnati in questo test contro una neopromossa che sicuramente dirà la sua al campionato d'eccellenza. Comunque la squadra ti ha dato le risposte che cercavi per questa fase? Ma sicuramente è normale, questa è una fase delicata dove come tutti i carichi di lavoro sono pesanti e si è visto oggi, perché si è visto una squadra pesante nelle gambe dove ha sbagliato dal punto di vista tecnico, è una cosa normale, però quello che mi piace tanto è la voglia che i ragazzi hanno di portare sempre in campo tutto quello che troviamo durante gli allenamenti. Questo è un gruppo che si sacrifica tanto dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico-tattico, dal punto di vista mentale vedo un gruppo veramente che ha voglia di sacrificarsi, un gruppo che ha capito veramente l'importanza di questa stagione. L'impronta tattica è sempre la stessa, questo 3-4-2-1, 3-4-3 che dir si voglia, insomma, è quello che ti convince di più in relazione all'organico che hai a disposizione? Ma l'idea è quella, abbiamo confermato gran parte dei giocatori l'anno scorso, perché l'idea di proseguire su questa linea, abbiamo preso giocatori adatti a questo modo, quindi però è normale, adesso il calcio varia tanto, non è importante adesso come schieri la squadra in campo, ma come ti muovi, come occupi gli spazi. Questa è una squadra però che ha tante qualità. È un organico che comprende attualmente 20 calciatori ufficializzati, manca ancora qualcosina al di là di quelli in prova, insomma sei più o meno soddisfatto? Sono soddisfatto, è normale che manca ancora qualcosa per completare questa rosa, perché andiamo a affrontare un campionato di livello, questa è una squadra che è giovane, una squadra forte, però che ha bisogno sicuramente di uno spettatore di giocatori un po' esperti che alzano il livello di questa squadra. Dove ti aspetti miglioramenti per concludere in vista del prossimo test, quando si alzerà ulteriormente l'asticella, Casertana, Lega Pro? Dobbiamo crescere, non dico dal punto di vista fisico, perché non dico che è impossibile, ma si vedrà una crescita minima, però dobbiamo crescere dal punto di vista tecnico-tattico, perché oggi ci sono stati tanti errori dal punto di vista tecnico, però come ho detto prima è normale, però ho molta fiducia.